Benvenuto popolo dell'aria in questo quinto video tutorial dedicato al MiG-21. Se qualcuno di voi malauguratamente si fosse perso gli altri video, può trovarli qui. Oggi, finalmente, e so che qualcuno di voi è contento, parleremo degli armamenti del MiG-21. Parleremo degli armamenti più importanti, tra i quali un missile Fox 1, un missile Fox 2, un missile aria-terra, una bomba e un rocket. Per i nottambuli vi ricordo che sono live tutte le notti a partire da mezzanotte e mezza. Ho anche un canale Telegram, mi raccomando, loggato su quel canale perché è molto importante per rimanere sempre aggiornato sulle mie attività. Ma ora è arrivato il momento di spegnere i cellulari, metterli comodi. Ah no! Saliamo a bordo solo dopo la sigla di apertura. Andiamo! Il MiG-21 non è dotato di armi molto potenti, ma se lanciate alla giusta distanza possono rivelarsi letali. Iniziamo con l'aria-aria. Andiamo ad analizzare due tipologie. L'R3R, un missile radar semiattivo detto Fox 1, dove la distanza di tiro varia tra gli 8 e i 3 km. 8 km sono il maximum range, mentre 3 km sono il lethal range. L'R60M, missile a infrarossi, detto Fox 2, dove la distanza di tiro è compresa tra gli 8 e i 4 km. Quando un qualsiasi missile o razzo viene lanciato, il motorino di avviamento funzionerà per circa 5 secondi, per garantire che non avvenga lo spegnimento del motore, il quale potrebbe verificarsi a causa dell'ingestione di fumo del missile attraverso l'aspirazione del motore. La maggior parte delle armi installate sui tralicci ha un limite massimo di accelerazione di 4-5 G. Tirando più G si possono strappare le armi dalle loro rastrelliere, inclusi razzi, bombe e missili. Il KH-66 Grom è un missile radar semiattivo che può essere usato sia su bersagli aerei che terrestri, tra cui le navi. Ha un raggio massimo effettivo di 10 km. Con 30 secondi di autonomia, dopodiché esploderà, che abbia o non abbia colpito il bersaglio. Eseguire attacchi con il Grom contro navi armate è molto pericoloso. Devi rimanere allineato sulla nave stessa, rendendo il tuo aereo molto vulnerabile contro le difese aeree. Lanciare un secondo missile poco dopo il primo è una buona pratica, nel caso in cui il primo venga distrutto mentre si dirige verso la nave. I rocket che andremo a vedere sono gli S-16 o gli S-32. Sono razzi non guidati con una gittata di circa 2 km. La versione S-24 è un rocket singolo con testata a frammentazione per bersagli difficili come bunker o edifici. Le FAB 10, 250 o 500 sono bombe non guidate ad uso generale da 10, 250 e 500 kg. È dotata di un fusibile singolo ed è compatibile con la maggior parte degli aerei sovietici. Questa bomba è stata largamente impiegata in Afghanistan dalle forze sovietiche e alleate afghane durante gli anni 80. Infine abbiamo la Nuclear Tactical Bomb. Ne abbiamo due versioni, la RN-24 da 10 kilotoni e la RN-28 da 1 kilotone. Questo tipo di bomba è stata progettata per distruggere aree fortificate, posti di comando, postazioni missilistiche e altri obiettivi. Il suo raggio di esplosione è di circa 3 miglia nautiche. Può essere sganciata sia con volo orizzontale, sia con un tipo di manovra molto complesso. Per prima cosa accendiamo il radar. Ecco che vedete l'obiettivo. Iniziamo ad armare i nostri missili. Questo mettiamo su SAR, questo lo lasciamo qui in default,
andiamo a prendere il nostro obiettivo. Andiamo a lockare proprio qui. Lock, l'abbiamo lockato. Iniziamo ad accelerare. Mettiamo il post bruciatore di secondo stadio per andare più veloci. E dobbiamo arrivare a una distanza compresa tra gli 8 e i 3 km. Iniziamo ad avvicinarci molto velocemente e inizieranno a comparire delle lineette laterali. Ecco, vedete delle lineette laterali qui che stanno comparendo. Queste lineette dovranno stare sotto i 5 km, vedete che si avvicinano piano piano? E andremo vicino al lethal range. Inizierà a fischiare, ma ancora non siamo pronti, anche perché siamo in posizione cold. Vedete che due lineette si stanno avvicinando sempre di più al bersaglio. Ci siamo quasi. Eccolo là, è venuta la, è comparsa la scritta launch e siamo in lethal range. Rilasciamo il missile. Colpito. L'R60 non necessita del radar. Andiamo su infrarossi, IR, il pilone lasciamo quelli dei default e andiamo a inseguire il nostro bersaglio. Mettiamo il post bruciatore di secondo stadio, ce l'abbiamo in visual. Ce l'abbiamo, ma non alla distanza giusta. Potete accendere il radar per vedere più o meno che distanza è. Ancora non ci siamo. Dovete avvicinarvi abbastanza per lanciare questi missili. Ci siamo. Fire. Abbattuto. Procediamo ora col KH-66 Krog. Come prima cosa, controllate di avere qui questi switch su launch, su shot e su auto. Lo switch della selezione missile in neutro e lo scrocco della selezione piloni su 1-2 S-24 Rocket. Il radar in modalità fissa e per convenienza io spengo questa parte posteriore per vedere meglio un pochettino il bersaglio. Iniziamo a concentrarci sul bersaglio. E questa nave davanti a noi a 5 miglia. Allora, bisogna alloccarlo un pochino sopra la nave. Cercare di prenderla giusta. Fuoco 1. Nave distrutta. Andiamo a sganciare una FAB 500 da 500 kg. Allora, controlliamo che sia qui ground. I piloni li mettiamo su bomb 1 e 2. Controlliamo che sia su bomb questo switch, quindi launch bomb automatico. Andiamo ad armare la bomba in questo modo e il radar bloccato. Siamo pronti per la picchiata. Siamo quasi sull'obiettivo. Vedete il Piper a momenti appena viene fuori, possiamo sganciare. Ora colpito. Ora andremo ad eseguire il lancio dei rocket S-16 o S-32.
metto pausa dinamica, partiamo con ground, il rocket, che sono questi, sono sul pilone 1 e 2, il radar in modalità fissa e spegniamo questa parte dell'UHD, questa in basso. Tolgo la pausa dinamica. Vi ricordo che si può sparare da circa 2 km. Ci siamo quasi. Prima raffica, seconda raffica. Questa procedura di lancio va benissimo anche per la versione S24. Il rocket a testata singola. Ora andremo ad eseguire il rilascio di una NR28, la più piccola della Tactical Nuclear Bomb, quella da 1 kilotone. Come vedete avete un pannello supplementare qui davanti a voi, dovete iniziare ad armarlo in questo modo, mettere sempre questo switch su ground e questo switch su bomb. A questo punto la bomba è armata, possiamo togliere la pausa dinamica, afterburner di secondo stadio. Quando saremo più o meno davanti all'obiettivo inizierò ad andare in alto in verticale e circa 45-50 gradi slancerò la bomba. Più o meno ci siamo, iniziamo la salita. Picco, iniziamo ad andarcene più veloce possibile. Vedere la nostra bomba dove va a cadere e non è molto facile perché comunque sì, è un lancio abbastanza un po' approssimativo, infatti abbiamo veramente cannato di parecchio, ma questa bomba ha un raggio molto molto ampio. Come vedete abbiamo fatto parecchi danni. Andiamo a vedere che cosa ha combinato. Come vedete, dove cade nell'arco insomma di un bel raggio di circa 2-3 miglia fa dei bei disastri. E con questo è tutto, possiamo rientrare in studio. Bene cari piloti, se questo video è stato di vostro gradimento, vi invito a sostenere il mio lavoro ed il canale con un bel like, spuntando anche la campanellina, aggiungendo un commento qui sotto per potermi suggerire le vostre idee o esperienze. Mi raccomando, il canale Telegram, iscrivetevi. Vi lascio, dandovi appuntamento al prossimo video. Popolo dell'aria.